Ciao a tutti, bentornati nel nostro Virtual Coffee Tour. Siamo qui per presentarvi il nostro nuovo ospite. Si chiama Stefano Caverzaschi. Di che cosa si occupa, Ale? È il Sales Export Manager Europa di Gruppo Cimbali. Ci racconterà di come la Faema President è vissuta nei paesi europei. Andiamolo ad ascoltare. Buongiorno e bentrovati al nostro flagship store Faema, dove proseguiremo la nostra panoramica con il nostro nuovo gioiello Faema President. Viviamo un anno particolare in cui non è possibile viaggiare fisicamente, ma è possibile farlo virtualmente. Infatti oggi voglio farvi fare un piccolo coffee tour virtuale per quelle città europee che hanno già scelto di usare e di installare la nostra nuova Faema President. L'Italia è la patria del caffè espresso, nessuno beve tanto caffè espresso quanto noi. Ma cosa succede veramente al di là delle Alpi? La cultura del caffè all'estero è molto eterogenea, eppure negli ultimi anni il fenomeno di internazionalizzazione ha investito anche il mondo del caffè. Così la consapevolezza del consumatore è aumentata e con essa la necessità di bere un caffè di qualità, creando nicchie di eccellenza in tutti i paesi. Andremo ora a vedere 5 installazioni in diversi angoli d'Europa, in cui l'utente finale e il barista hanno scelto Faema President per specifiche caratteristiche. Andiamo a vedere quali sono. Iniziamo il nostro viaggio da Dublino, Irlanda, dove abbiamo installato la prima President 4 gruppi al mondo. Il locale che ha scelto President è da sempre un Faema lover ed è rimasto quindi con i nostri prodotti. Quello che l'ha colpito di più del nostro modello è il design accattivante e lo chassis interamente in metallo, che dà robustezza al prodotto. L'Irlanda è un piccolo paese dove Faema dà sempre un ottimo seguito e così anche il nuovo modello President ha avuto da subito un ottimo riscontro. È anche un paese dove si bevono molte bevande a base latte e quindi il sistema Purge e le lance vapori fredde sono state da subito molto apprezzate. Da Dublino ci spostiamo a Vienna, dove 2 catene di caffetterie hanno già scelto President. Ai baristi austriaci è piaciuta molto l'ergonomia della macchina, dai display leggibili da ogni angolazione alla posizione equilibrata dei gruppi che permettono al barista di lavorare da ogni posizione, fino alla bacinella regolabile. Non dimentichiamo che all'estero va molto la versione alta per poter erogare bevande lunghe e coffee takeaway. Da Vienna ci spostiamo a est, in Russia e precisamente a Mosca, dove il mondo del caffè espresso sta vivendo negli ultimi anni una crescita esponenziale. President si è posizionata in una fascia alta di mercato, una nicchia esigente soprattutto alla qualità in tazza. I clienti che hanno scelto President lo hanno fatto per la flessibilità e per la precisione dell'erogazione, grazie soprattutto ai gruppi termocontrollati e al controllo della preinfusione. Il barista del locale moscovita che ha scelto President lavora inoltre con il kit bilance per migliorare ulteriormente il risultato in tazza. Da Mosca ci spostiamo un po' più a sud e andiamo ad Atene. Qui Faema è un marchio storico e la cultura del caffè è piuttosto simile a quella italiana. Infatti si beve moltissimo caffè espresso, ma la comunità baristi è piuttosto vivace. In Grecia finora è stata apprezzata in particolare la President nella sua versione termosifonica. I baristi che l'hanno scelta hanno apprezzato in particolare 3 caratteristiche. In primis il design, molto bello, poi l'ergonomia di lavoro e la bacinella posizionabile. Laddove la bacinella è posizionata in alto, il barista ha più spazio per poter inserire le proprie lattiere o altri barista tool utili al lavoro. Ultima tappa del nostro coffee tour è Groningen, una cittadina nel nord dell'Olanda, dove sono molti i clienti ad aver già scelto President in un paese dove il marchio Faema è storicamente forte. I clienti hanno scelto President per alcune specifiche caratteristiche. Iniziamo dal design, che strizza l'occhio al passato ma attualizzato, continuando con la carrozzeria bassa, che permette visibilità al barista, e per concludere la qualità dei portafiltri in acciaio inox. Molto apprezzate anche le possibilità di personalizzazione della macchina, a partire dal pannello posteriore in vetro di diversi colori, ai pannelli laterali e al basamento. Ottimo riscontro hanno avuto anche le varie opzioni di serie, a partire dal front-end, display o a pulsanti, e alla termica, classica Faema o multiboiler, cosa che in Olanda, un mercato particolarmente attento alla stabilità in tazza, è stata molto apprezzata. Il nostro coffee tour europeo, purtroppo, termina qui. Ma ci auguriamo che l'esperienza che abbiamo vissuto, nonché i modi, forse diversi, con cui i baristi europei utilizzano la macchina President, possano essere, perché no, anche di spunto per la nostra realtà italiana. È interessante quello che ci ha detto Stefano. È interessantissimo capire come Faema President è vista nel mercato europeo. Ma non finisce qui. Seguiteci nei prossimi video. No matter what people want you to believe.
don't ever turn.